Un caro saluto ai nostri telespettatori e benvenuti alle anticipazioni di cronaca. Nuovo arresto per il brindisino Nicola Pertosa di 30 anni e la sua compagna polacca di 28, responsabili di un furto trasformatosi poi in rapina nel supermercato Primo Discount di via Provinciale per San Vito e di una successiva colluttazione con un sottufficiale della Guardia di Finanza e con uno dei commessi. Questa volta sono stati arrestati per evasione degli arresti domiciliari e due sono stati sorpresi dai carabinieri del Nord di Brindisi fuori dalla loro abitazione mentre litigavano tra di loro. Su disposizione del PM di turno sono stati riassegnati agli arresti domiciliari. Ruba due coltelli da un bar perché deve uccidere l'uomo tigre. Poi per sfuggire ai carabinieri si schianta contro un albero, ma fortunatamente ne resta solo illeso. Protagonista di questa vicenda GZ, un uomo di 51 anni di Cellino San Marco, che dopo l'accaduto è stato trasportato presso l'ospedale Melli di San Pietro Vernocico, dove è stato sottoposto a cure sedative. Per lui è scattata una denuncia. E si è tenuta questa mattina presso il cimitero di Brindisi, alla presenza di autorità civili e militari, la giornata commemorativa dei caduti di tutte le guerre. La celebrazione si è svolta in due momenti, centrati il primo sulla deposizione di una corona d'alloro al monumento dedicato ai caduti della corazzata Benedetto Brin e il secondo sulla celebrazione di una messa nella nuova chiesa cimiteriale. Il servizio. Cerimonia di commemorazione per ricordare i caduti in guerra. Sì, quest'anno, come purtroppo siamo abituati a fare da qualche anno a questa parte, è più toccante il ricordo anche di caduti recentissimi in teatri lontani come l'Afghanistan, in cui i nostri concittadini italiani hanno perso la vita per salvaguardare quei paesi. Ma naturalmente oggi è la giornata in cui ricordiamo i caduti di tutte le guerre. La memoria dell'uomo è corta perché purtroppo si ricordano nome per nome solo i caduti che sono legati a ricordi personali, i nostri nonni, i nostri avi, e di tanti altri si perde mano a mano la memoria se non leggendo i nomi sul monumento ai caduti. Però dobbiamo mantenere vivo questo ricordo perché loro hanno donato il bene più prezioso, la vita, e l'hanno fatto per servire la patria. Quindi noi veramente ci inchiniamo alla loro memoria. E siamo vicini ai nostri soldati che in tanti teatri di pace, perché le loro sono missioni di pace, sia pure in armi, servono la patria. Ora la pubblicità, torneremo in studio con la prima parte del telegiornale.